Oggi prepariamo questo goloso spezzatino di salsiccia e patate al pomodoro in soli 6 minuti al microonde. Un piatto E dal gusto velocissimo, veramente veramente eccezionale. Andiamo a vedere subito come l'ho preparato. Iniziamo preparando il nostro barattolo. Vi ricordo di utilizzare sempre un barattolo adatto alla vostra cottura al microonde. E mettiamo alla base una patata fatta a tocchetti. Grammi circa di salsiccia che io ho tagliato a bocconcini. In questo caso i bocconcini di salsiccia e quelli delle patate devono essere grandi, devono essere della stessa dimensione. Aggiungiamo 2 cucchiai di passata o 2 cucchiai di polpa di pomodoro, mezzo cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Io aggiungo, ormai lo sapete, l'aglio granulare, ma se voi volete potete aggiungere mezzo spicchietto di aglio intero o tritato. Un pizzico di sale. E il nostro vasetto è pronto per la cottura. Adesso basta semplicemente metterlo in forno a microonde o a 600 watt per 7 minuti o a 800 watt per 6 minuti. Ed ecco qui il nostro barattolo dopo la cottura al microonde è pronto. Adesso non ci resta altro che lasciarlo riposare per almeno 20 minuti per far terminare la cottura. Minuti sono passati, come avete visto dalla parte del video, il nostro piatto continua a cuocere, quindi andiamo a mettere semplicemente in forno a microonde 3 minuti a 600 watt. Spezzatino di salsiccia al pomodoro e che è dirvi, anche pronto. con questa ricetta in vaso cottura è tutto. Io soprattutto con l'estate utilizzo molto questo metodo di cottura perché mi evita appunto di farmi stare davanti ai fornelli, con i fornelli accesi o addirittura davanti al forno. Potete preparare in anticipo anche 4, 5, 6 piatti pronti e tenerli in frigorifero e scaldarli al microonde 3-4 minuti per aprirli appunto ed averli sempre pronti. E che dirvi, ditemi voi cosa ne pensate della vasocottura e se anche voi provate qualche mia ricetta, condividete le vostre foto su Instagram o su Facebook. Adesso vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!